Senta Presidente, qui per presentare una gran bella iniziativa perché prosegue il percorso di crescita della Lega Pro che si sta innovando su vari fronti. Oggi la presentazione con questa partnership con la Nazionale Attori, credo tante iniziative di beneficenza ma non solo. Beh sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, stiamo cercando di portare avanti un principio importante in un momento di grande tumultuosità nel sistema economico, l'idea di lanciare un principio di solidarietà non solo all'interno della Lega, quindi tra le società, ma anche verso l'esterno ci sembra che sia in linea nel ricercare un ingrediente che sia un ingrediente importante nel cercare di compensare quelli che sono delle disuguaglianze che generano o che sono generate negli ultimi tempi a livello economico nel sistema economico del nostro paese. Quindi si organizzeranno una serie di eventi con la Nazionale Attori e le squadre di Lega Pro, penso soprattutto anche agli stadi. Diciamo che è già un messaggio importante, poi con loro organizzeremo una serie di eventi affinché si possa continuare la politica di sensibilizzazione che loro portano avanti in questo settore da tantissimi anni e che noi vogliamo supportare, e quindi vogliamo aggregarci a questa loro capacità di comunicare grazie alla loro attività professionale, ma lo vogliamo fare anche utilizzando il campo di calcio. Cioè in sostanza vorremmo far capire che il gioco del calcio, che è un gioco sicuramente molto bello, importante, significativo, lo dobbiamo vivere forse anche in maniera meno seria rispetto a quelli che sono diciamo, le esasperazioni, le tensioni non solo agonistiche. Dobbiamo pensare anche a chi ha bisogno di noi. Senta Presidente, nelle ultime ore sono scaduti i termini per la presentazione dei ripescaggi. Che termometro fa della situazione? È preoccupato o si va verso, tra virgolette, un serra telefila comunque? No, andiamo verso un obiettivo che ci eravamo prefissi, quindi sono arrivate 16 domande per 11/12 posti, che significa che abbiamo coperto almeno fino a questo momento, salvo verifiche e controlli da parte del Consiglio di Lega, da parte del massimo organismo di controllo che è la Covisoc della Federazione, arriveremo al nostro organico di ritorneremo al nostro organico di 60 squadre e quindi rimedieremo a quella violenza che avevamo subito nel campionato scorso, quindi ritorniamo al nostro vecchio format. Le ultime due cose al volo, ho letto oggi c'è un'intervista riguardo alla regina, ho detto che dopo il collegio di garanzia Gravina stoglie qualche sassolino, ci dobbiamo aspettare qualcosa di particolare? No, assolutamente, no, era un modo, una mia reazione a chi in questi mesi in cui io parlavo di 60 squadre per la Lega Pro, molti hanno pensato di denigrare questo mio riposizionamento, che era non una partita tra Gravina e il format, era una partita legata a ripristinare un diritto sacrosanto della Lega Pro, salvo a verificare sempre attraverso un altro diritto sacrosanto la capacità di sapersi autodeterminare sul suo format. Era questo il principio. Qualcuno ha voluto leggerlo in maniera sbagliata, qualcuno l'ha voluto leggere in maniera artatamente diversa rispetto al senso vero, per cui il mio sassolino era legato appunto a dimostrare che siamo talmente tenaci nel perseguire il nostro percorso che chi pensa di continuare a esercitare la propria saggezza nella disamina soltanto di forme di risentimento con noi sbaglia indirizzo. L'ultimissima cosa gliela chiedo perché l'ha detto il Presidente Abodi qualche giorno fa, prosegue il percorso fra voi, la Serie B, ma so che vi siete visti anche con il Presidente della Serie D e Conte Vecchio per parlare di queste benedette riforme, cioè la Lega di Serie A non viene incontro, però voi andate avanti da questo punto di vista perché c'è arrivata anche una sollecitazione di Altavecchio reiterata da questo punto di vista. Ma noi dobbiamo andare avanti, solo che le sollecitazioni il Presidente Vecchio non deve farle alla Lega Pro o alla Serie B, le deve fare alla Serie A. Certo. E quando si parla di riforma non si può pensare che la Lega Pro dia continuamente disponibilità a un progetto di riforma e questo progetto di riforma non ha nessun segnale di sostenibilità. Noi dobbiamo pensare alla riforma legando e coniugando correttamente il principio della riforma, che è indispensabile, al principio della sostenibilità, che è altrettanto indispensabile.